Garibaldi abbiamo uno stand Popolo della Famiglia. Il motivo di questa manifestazione? Sì, il motivo di questa manifestazione è andare di pari passo su un'azione, diciamo, politica nazionale e un'azione territoriale. Abbiamo aperto e inauguriamo oggi un Family Service Point, di cui poi vi parleranno più diffusamente Enzo Riccio e Maria Sorrentino, per portare la testimonianza di questo nuovo movimento che nasce dal Family Day alla vicinanza e alle difficoltà delle famiglie italiane e in particolare napoletane che non ce la fanno, per un sistema di leggi di 30-40 anni che penalizzano fortemente le famiglie, e noi siamo qui per offrire con l'apertura del Family Service Point una serie di servizi anche essenziali a famiglie che non ce la fanno. L'esigenza che voi rilevate in questa città? Esigenze di sicuramente di attenzione da parte della gente, ma di una media borghesia che in fondo è la nostra classe sociale, che è assolutamente disinteressata ai valori fondamentali che noi cerchiamo di portare avanti. Allora è sensibilizzare le classi sociali nelle quali noi operiamo, che è la cosa più complicata, a quelli che poi sono i valori fondamentali del rispetto della vita, del rispetto della famiglia, la famiglia dal suo concepimento fino alla morte naturale, e il rispetto per l'altro, l'apertura, l'accoglienza, anche se noi viviamo in delle zone bene, comunque limitrofe a noi e intorno a noi, siamo pieni di situazioni di grande indigenza, se non economica, morale, e là c'è bisogno di mani, di aiuti e di intervenire presto. Anche nelle scuole, dove io personalmente milito ormai da 20 anni, insieme ai miei figli c'è da fare tanto.